Anzitutto un saluto a tutti e grazie per aver partecipato e accolto il nostro invito agli giornalisti della carta stampata e delle televisioni locali e dei blog. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa e credo che sia doveroso per ogni amministrazione fare un resoconto di ciò che è stata l'attività in questi 5 anni di amministrazione. Era da un po' di tempo che l'amministrazione a Misagne non durava per 5 anni. L'amministrazione sconosciuta anche durò per 5 anni, ma vide a un certo punto anche l'abbandono di una parte politica e quindi riuscì a tirare avanti, così come siamo riusciti a tirare avanti noi. A fianco a me c'è il vice sindaco, ringrazio anche tutti gli altri assessori in carica presenti, che sono presenti a questa conferenza stampa. C'è il vice sindaco perché il vice sindaco, tra l'altro, oltre che per dovere istituzionale, è stato anche l'unico che è rimasto in giunta per tutti i 5 anni, considerando che gli altri assessori, alcuni per motivi personali, altri per motivi di ordine politico, si sono alternati. Siccome parliamo di 5 anni complessivi, dove tutti comunque hanno avuto il ruolo, il vice sindaco è stato quello che più mi è stato vicino nel bene e nel male, nelle cose positive e in tutto ciò che di negativo naturalmente voi nelle vostre domande farete venire fuori. Guardate, io voglio partire da una considerazione, da un quadro generale in cui si è trovata ad vivere questa amministrazione. Questi 5 anni sono stati gli anni più difficili per la vita del Paese. Tutti gli osservatori di qualsiasi natura, osservatori pubblici, sociologi, professori di università, politici, sindacalisti, il mondo in generale che si interessa delle vicende della cosa pubblica, ha testimoniato che questi ultimi 6-7 anni sono stati gli anni più difficili del paese Italia dal dopoguerra ad oggi. Una crisi che ieri il presidente Vendola, in un incontro pubblico da Mesagne, una crisi che ha ricordato per molti aspetti la drammatica crisi del 29 del secolo scorso. Il professor Perna, un economista e sociologo, professore ordinario di sociologia economica all'Università di Messina, in un articolo apparso sul Manifesto il 14 novembre ultimo, il 26 novembre scorso, ha scritto: se Italo Calvino avesse scritto oggi il suo insuperabile Le città invisibili, avrebbe incluso probabilmente un capitolo dedicato alla città ingovernabile. Questa è infatti la condizione della gran parte delle città italiane negli ultimi 5 anni, da quando la crisi economica ha prodotto crescente disoccupazione, precarietà, disagio e paura crescente. Da Pesapia a De Magistris, da Doria a Marino, da Orlando a Pizzarotti, non c'è più un sindaco eletto sull'onda e il bisogno di una svolta radicale che oggi non sia in crisi di consensi. Persino Renato Accorinti, eletto a Messina a furor di popolo 1 anno e mezzo fa, il sindaco con la maglietta No Ponte, icona della pace e della difesa dell'ambiente, è oggi a corto di consensi nella sua città, malgrado i risultati conseguiti. Esattamente 20 anni fa si inaugurava la cosiddetta stagione dei sindaci, partendo dalla rinascita della Napoli di Bassolino, passando per la primavera della Palermo del primo Orlando e poi ancora Bianco a Catania, Falcomatà a Reggio Calabria, per citare i casi più famosi. Coincideva con una stagione di risveglio delle popolazioni meridionali
a sostegno dei propri sindaci che avevano dato segni concreti di buon governo. Non a caso tutti rieletti al secondo mandato. Oggi sarebbe impossibile. La dimostrazione sono state le ultime elezioni amministrative scorse, dove circa l'85% dei sindaci in carica non è stato rieletto, sia di centrodestra che di centrosinistra. Da una parte i tagli dei trasferimenti statali ai comuni, inaugurati dal governo Monti e portati avanti dagli altri governi. Dall'altra un debito insostenibile ereditato dalle amministrazioni passate rendono impossibile rispondere ai bisogni crescenti della cittadinanza. Crisi economiche e tagli ai bilanci comunali si traducono in una mossa che impedisce di rispondere a un disagio sociale crescente e soprattutto all'insofferenza. Gli abitanti delle periferie sono diventati ansiosi e intolleranti dopo aver sopportato decenni di abbandono e degrado. Le periferie urbane di Roma, Napoli, Catania erano e sono rimaste sostanzialmente esterne alla riqualificazione urbana. Oggi non si dice più piove governo ladro, ma per ogni guasto sociale e ambientale il punching ball è il sindaco. Dori a Genova e Marino a Roma, solo per citare gli ultimi casi, avranno pure le loro mancanze, ma sono stati messi alla gogna come gli unici responsabili del disastro dell'alluvione e del degrado razzismo dei quartieri periferici. E non sono fenomeni isolati, ma destinati ad allargarsi. I tagli comuni, i servizi sociali, eccetera, e poi continua. Questo è il quadro generale, questo lo faccio mio, questo articolo, fotografa la situazione in cui ci siamo trovati. Nonostante ciò, dico nonostante ciò, noi abbiamo una serie di azioni messe in campo e di attività svolte che forse non siamo stati capaci di far avvertire appieno alla popolazione, ma che hanno portato ottimi risultati. Vi faccio alcuni esempi concreti. Potete poi, naturalmente, ad integrazione leggere, è stato pubblicato sul sito, la relazione di fine mandato, che è un atto dovuto dagli amministratori, prima dei sindaci, prima di lasciare l'incarico, che è pubblicata sul sito ed è pubblicato anche un allegato. Cominciamo da alcuni settori importanti. Lavori pubblici. Nel campo dei lavori pubblici abbiamo cominciato con la messa in sicurezza delle scuole, portato a compimento lavori di ristrutturazione dell'asilo nido ex omnibus. Abbiamo integrato una serie di somme, di importi. Nel 2010 le cose principali fatte: abbiamo fatto la manutenzione degli alloggi, abbiamo allargato gli alloggi della caserma dei carabinieri per 150.000 euro. Era un fatto importante. Era un fatto importante perché era la premessa indispensabile perché la caserma dei carabinieri potesse ospitare qualche unità in più. Perché il comando della regione Puglia dei carabinieri ci diceva che non potevano ospitare altri carabinieri, c'è stata una riduzione perché non erano sufficienti gli alloggi. 150.000 euro, che significa maggiore impegno nella lotta alla illegalità. Lavori di realizzazione del sistema integrato di televisione a circuito chiuso, questo era un vecchio progetto della vecchia amministrazione che abbiamo attuato, 345.000 euro. Polizia dei pozzi e assorbenti per 216.000 euro. Lavori di sistemazione idraulica del canale Galina Capece, 1.870.000 euro. Lavori di completamento di riqualificazione piazza commestibile, 1.100.000 euro. Lavori di sommergenza ex convento domenicani, 182.000 euro. Lavori di sistemazione straordinaria dei basolati in piazzetta Ferdinando, via Rini e via De Dormio, 290.000 euro. Questi sono in gran parte fondi intercettati dalla regione
fondi europei o regionali, FAS, FES, eccetera, in parte somme proprie del bilancio proprio. Nel 2011 abbiamo intercettato un finanziamento per il centro diurno per anziani di 370.000 euro, con parte di cofinanziamento. Ex scuola Marconi, destinare al centro aperto polivalente per minori, 400.000 euro, di cui la metà cofinanziamento. Interventi per la realizzazione di impianto di sollevamento in zona Pippi e un collettore di fogna nera, 505.000 euro. Impianto di smaltimento delle acque nere presso il canile, 76.000 euro. Riqualificazione ed adeguamento igienico funzionale dell'area mercatale, 80.000 euro. Lavori di riqualificazione urbana di villa comunale, 651.000 euro. C'erano in cassa previsti dalla precedente amministrazione, era un progetto di circa 1 milione di euro, progetto non attuabile. In cassa c'erano circa 400 per 80.000 euro effettivi. Siamo arrivati a 651.000 euro con fondi nostri propri, del bilancio proprio, per portare a compimento la riqualificazione della villa comunale. La impermeabilizzazione del palazzetto dello sport, lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Cavaliere. Nel 2012, lavori di demolizione di alcuni fabbricati e messa in sicurezza dell'area e zona campo sportivo. Progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di rigenerazione urbana, 2.300.000 euro. La gara naturalmente è andata, avete seguito le vicende anche di carattere giuridico, ricorsi e sottoricorsi, eccetera. Lavori di ristrutturazione e adeguamento di beni confiscati, via Giuseppe Trono, un bene confiscato alla mafia, 750.000 euro. Andate a vedere cosa si farà. Andate a vedere cosa si farà. Masterie didattiche canali, altro bene confiscato, 1.450.000 euro. Andate a vedere cosa libera come opera lì in quel bene confiscato. Restauro delle tombe di Vico Quercia, 30.000 euro. Impianto di solar cooling al servizio del palazzo municipale, 366.000 euro. Lavoro di ampliamento della scuola Mirò per fare un refettorio che non c'era, 126.000 euro. Interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile, abbiamo intercettato un finanziamento regionale, 15.600 euro. Nel 2013 ampliamento del cimitero, 450.000 euro. Opere accessorie per la riqualificazione della villa comunale, altro 33.000 euro. Progetto esecutivo per il primo tratto della strada comunale Paolini, 30.000 euro. Sostituzione di un solaio presso la scuola Montessori, 46.000 euro. 2014, giardino della scuola elementare Carducci, 30.000 euro. Lavori di efficientamento energetico della scuola media Maglia Materdona, finanziamento intercettato, 850.000 euro. I lavori sono terminati. Poi c'è stato il dissesto idrogeologico del centro storico, altra tegola che si è capitata tra capo e collo. Bene, lì, oltre ad aver messo in sicurezza gli immobili ed aver sostenuto spese dirette per ospitare la gente che era stata colpita dal dissesto presso strutture, presso bed and breakfast e strutture alberghiere, noi siamo riusciti a ottenere dall'acquedotto pugliese, dopo una lunga trattativa condotta personalmente anche da me, quale componente dell'autorità idrica pugliese, tra i cinque componenti dell'autorità idrica pugliese, siamo riusciti a ottenere che l'acquedotto pugliese ha riprogettato, è in fase di riprogettazione, il rifacimento di tutto l'impianto idrico e fognante del centro storico. Il rifacimento di tutto l'impianto idrico e fognante del centro storico. E
altro finanziamento intercettato, 650.000 euro per sistemazione e modernamento delle strade, strade comunali, strade Querce e ospedale, strade rurali, Paolini e ospedale. Una serie di... abbiamo avviato una cosa importantissima. L'affidamento del servizio di energia per gli impianti di pertinenza del comune. Ci siamo resi conto che dopo una... visto che sostenevamo spese eccessive, a nostro avviso, per quanto riguarda gli immobili comunali in ordine alle utenze e soprattutto in ordine ai servizi energetici, ci siamo resi conto che c'era dopo un sopralluogo fatto dal assessore dei lavori pubblici insieme ai tecnici del comune, perché ci siamo riuniti e abbiamo detto non è possibile, vediamo cosa si può fare. Ci siamo resi conto che gli impianti non erano gestiti efficientemente, nel senso che nella scuola, in due scuole e in altri immobili comunali, non c'erano impianti collegati che potevano attivare dal punto di vista energetico una zona anziché un'altra. Per cui anche d'inverno, durante le vacanze di Natale, quando gli uffici di segreteria, i presidi, alcuni docenti sono comunque a scuola, per accendere i riscaldamenti, si accendevano i riscaldamenti di tutto l'immobile. E quindi tutte le scuole, questo da anni avveniva, e quindi tutta la scuola, vi faccio un esempio, veniva acceso il riscaldamento. Abbiamo detto bisogna fare qualcosa, lo stesso avviene negli uffici comunali, lo stesso avviene in altre strutture comunali, dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo fatto una gara che è stata pubblicata, per cui con una spesa di circa 260.000 euro l'anno per 10 anni, noi affideremo alla ditta che risulterà vincitrice la manutenzione e il rifacimento delle attività degli impianti di energia di tutti gli immobili comunali. Complessivamente nel 2010 1.172.000 euro, nel 2011 2.081.000 euro, nel 2012 5.200.000 euro, nel 2013 656.000 euro, nel 2014 circa 2 milioni di euro. Questo per quanto riguarda le attività del settore importante. Abbiamo richiesto un finanziamento di 1 milione di euro per la ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento energetico. Oggi proprio abbiamo richiesto della scuola Borsellino, della scuola Borsellino. Oggi è partita la richiesta alla regione. Abbiamo ottenuto, naturalmente, notizie qualche giorno fa, un altro finanziamento di 750.000 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola Carducci. Questo a proposito del fatto che non siamo riusciti tutte queste volte ad intercettare finanziamenti. In più, per quanto riguarda l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani, d'accordo con il Governo, ha condotto nei mesi scorsi, su richiesta del Governo centrale, una ricognizione generale presso le amministrazioni locali per conoscere tutti i progetti pronti immediatamente cantierabili. Un censimento propedeutico ad un utilizzo veloce delle risorse economiche esistenti. È stato chiesto all'Ufficio Lavori Pubblici di inviare la progettazione di interventi per sicurezza del territorio, riduzione del rischio idrogeologico e altro. Si chiama la carica dei 5.000 cantieri per far ripartire l'Italia. È stato organizzato un convegno dalla Società Nazionale Costruttori Italiani, d'intesa con la Confindustria e con il Governo, per preparare progetti che possono essere immediatamente cantierabili. Nella provincia di Brindisi, Betania ha segnalato 8 interventi, solo tre comuni della provincia di Brindisi hanno presentato questi progetti. Noi abbiamo presentato un progetto per l'efficientamento energetico della Giovanni XXIII,
per la sistemazione stradale per il collegamento della circonvallazione sud con la zona PIP, per l'adeguamento e manutenzione straordinaria delle scuole Aldo Moro, Carducci e Bozzellino e per l'ampliamento del cimitero comunale. Interventi che l'ufficio tecnico, progettazioni che l'ufficio tecnico, l'ufficio dei lavori pubblici ha già predisposto, interventi infrastrutturali, in più interventi infrastrutturali per la razionalizzazione delle acque meteoriche sul territorio urbano e l'integrazione del servizio di videosorveglianza. Sono progetti che noi abbiamo ordinato e l'ufficio tecnico ha elaborato e presentato, che nel momento in cui ci sono possibilità di attingere le risorse, sono progetti immediatamente cantierati. Passiamo alle politiche sociali. Abbiamo fatto tanti interventi. Il welfare è stato ridotto ai minimi termini dal governo e quindi dalle regioni. Eppure, nonostante ciò, noi abbiamo continuato a sostenere le stesse politiche sociali che sono state sostenute in tanti anni nel comune di Mesagna. Abbiamo fatto una cosa nuova, il progetto Aiutiamoli ad essere autonomi, le bozze lavoro. La gente invece di dare contributi così, una tantum che servono a poco o a niente, aiutiamoli ad essere autonomi, significava proprio questo. Significava, sono 3 mesi o 4 mesi per 500 euro mensili. A soggetti svantaggiati che vengono utilizzati in servizi di pubblica utilità gestiti dal comune. Questo per dare dignità alle persone, per farli sentire utili alla società e partecipi. È un'importante funzione di stimolo ai soggetti svantaggiati. E continuiamo con questa politica. Sono state finora circa 120-130 le persone aiutate in questo senso. Per quanto riguarda l'ambito, voi sapete che ci siamo trovati in difficoltà nel 2013 per quanto riguarda le risorse. Perché ci siamo trovati in difficoltà? Perché l'ambito di Mesagna, insieme a soltanto altri due ambiti in tutta la regione, ogni anno utilizzava tutte le risorse che la regione metteva a disposizione. Nel momento in cui sono venute meno alcune risorse, per circa 1.200.000 euro, gli altri ambiti che non utilizzavano tutte le risorse, quindi non assicuravano tutti i servizi che dovevano assicurare, hanno fatto fronte con i residui delle risorse non utilizzate negli anni precedenti. Noi invece che avevamo utilizzato tutte le risorse ci siamo trovati in grosse difficoltà. Eppure abbiamo fatto uno sforzo. Tenete presente tra gli altri che nell'ambito dei servizi sociali ci sono le quote di cofinanziamento dei comuni e gli altri comuni, sono 9 i comuni dell'ambito di Mesagna, per riuscire a ottenere i finanziamenti. No, le quote di cofinanziamento da parte degli altri comuni abbiamo dovuto far intervenire la prefettura, abbiamo pregato i sindaci, guardate che queste risorse servono, perché gli altri comuni si trovavano in difficoltà per le stesse ragioni in cui si trovavano in difficoltà tutti i comuni d'Italia a non avere risorse. Ebbene, nel 2013 disponevamo soltanto di 1.266.000 euro per tutti i 9 comuni. In questi 2 anni si aggiungono 386.000 euro di premialità regionale. La premialità regionale in questo settore del welfare, dell'assistenza sociale, viene data a quegli ambiti che riescono a raggiungere alcuni obiettivi di assistenza sociale. Sono 45 gli ambiti in tutta la regione, solo 9 ambiti, tra cui il comune di Mesagne, è riuscito a ottenere questa premialità da parte della regione per aver utilizzato efficientemente tutte le somme messe a disposizione.